Presidente De Vincentis, vogliamo partire dalla fine, soprattutto da quando è entrato in curva destinata ai tifosi rossoneri, ha cantato con loro, insomma questo è un bel segno, a prescindere dal risultato. Sì, mi hanno trascinato in curva, mi ha fatto piacere l'entusiasmo che hanno i tifosi, perché il calcio è adrenalina e se questo è il modo di fare calcio, a me piace parecchio e quindi bella soddisfazione oggi per tutti i lancianesi, perché è stata una partita sofferta e quindi con quasi 600 persone qua ad Atessa ad applaudire a fine partita i ragazzi mi inorgoglisce parecchio. Il risultato finale, Presidente, la soddisfa dal punto di vista numerico, sulla concretizzazione in campo? Ma la concretizzazione, allora, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto gol anche in modo ripetuto, abbiamo sofferto qualche loro ripartenza, hanno fatto due gol e quindi merito anche a loro, perché loro sono ben organizzati, giocano ovviamente a calcio e quindi mi fa piacere che in questa categoria ci possano stare anche queste squadre che basano la settimana sul lavoro, e dopo questo è il risultato della domenica, hanno dimostrato di stare sul pezzo per tutti i 95 minuti. Presidente, possiamo fare anche un primo bilancio, se vogliamo, consuntivo, Ortona in casa battuta, poi a Vasto battuta, e c'è stata la sfida col San Vito e questa con la Tessa. Almeno tre delle pretendenti a dar fastidio, mi passi il termine, a Lanciano sono state affrontate e battute da Lanciano. Sì, però guarda, io non faccio questi tipi di calcoli, io voglio guardare il Lanciano domenica dopo domenica e bisogna continuare con questa voglia e questa energia. Il Lanciano oggi è un qualcosa di importante, non solo per i lancianesi ma anche per tutto il territorio frentano, e quindi questo è bello, dà l'energia a me, dà l'energia allo staff tecnico, ai giocatori, ma dà l'energia soprattutto ai tifosi che ne sono sempre di più, e questo è un qualcosa che ci dà veramente la spinta per lavorare in settimana in un modo impeccabile. Prima sfida vinta, quella del ritrovarsi con la tifoseria. Ma guarda, io sono da poco qua, quindi non è che mi sono ritrovato, io mi sono trovato con la tifoseria, l'ho detto più volte, per me Lanciano è un qualcosa di importante, l'ho voluto perché so che a Lanciano si può fare calcio e con una tifoseria importante. Oggi l'hanno dimostrato, ma non solo oggi, l'hanno dimostrato già in passato, ma più che altro lo dimostreranno anche in futuro, perché se questo è l'avvio dopo due mesi e mezzo io sono qua, mi rende iper tranquillo che la tifoseria sta con i giocatori, la società e la città.